Là si guarda la telecamera, Ha eh? L'ho messa là in alto perché così riprende tutti e tre, finito, perché dobbiamo guardare là noi. se tu devi parlare con loro, guardi là, sennò cioè, più che altro perché avere uno spazio bello grande e poterci vedere meglio, sennò tutto lì contenuto qua davanti al monitor non mi sembra qualcosa. Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo video a distanza di 3, 4, 5 mesi, lo so, non faccio più video in questo periodo, però perché comunque non ne ho una gran voglia e poi comunque anche la mia schiena, sapete com'è messa, ormai non è più un segreto. E niente, siamo qui a fare questo video perché Ramona, alias Crocro99, oppure Crocro99 alias Ramona, O è... alias che cosa? No, alias vorrebbe dire nome vero, Sì. ok? Però uno magari dice che il nome vero può essere, cioè, scegliere qualcuno. Vabbè, cazzo, tanto. Ciao. Niente, ci ha regalato questo che È un gioco da tavolo. voi youtuber conoscete benissimo che cos'è, tanti youtuber grandi hanno fatto gli assaggi di queste cose. E sono prodotti candy, ovvero prodotti di cioccolatini, caramelle e così via da mangiare. Dal Giappone. Direttamente dal Allora io devo Giappone, prendere lo esatto. scodello e metterli dentro. Ma hanno le loro buste. Oh, hanno le loro buste. Ma una volta sbustati per lei devono essere messi dentro. Sì, allora niente, li Ok. appoggia qua. Comunque adesso no, non appoggio niente perché adesso lo andiamo Appoggiali. ad aprire così facciamo vedere anche loro che cosa c'è dentro. Poi dopo giustamente li prendiamo una alla volta. Dove cazzo? È qua. Ok. Andiamo a aprire il Porco cane. poco C'è un cane. biglietto. No, è un libretto che adesso andiamo un attimino a darci un'occhiata. C'è un po' di roba da assaggiare. Comunque, piano piano li prendiamo tutti. Te non toccare niente, che per te è una bomba all'orologeria questo lavoro qua. No, ho preso un foglio. Ok, vediamo. C'è da. Ah, c'è. Let's ta. Ta. Sì, C'è to. C'è. Ah, italiano. sì, un cazzo quel lavoro qua. Ah, ci capisco molto, è tutto inglese. Vedi perché l'ho buttato dietro di te? No, comunque ti fa vedere quello che fanno più o meno. Vabbè. Allora, ragazzi, adesso io direi di cominciare con Questo. questo. Ha scelto Aaron. Ha scelto Aaron. Qualche. Sono tutti collega. Cos'è questo? Pizza. C'è una pizza davanti. Ora, io proverei a aprire questo. E alla pizza. Sono. Ragazzi, caramelle alla pizza. Io non immagino come possono essere le Ma non caramelle. sono caramelle, saranno salsigne. Mari, sono caramelle, candy sono caramelle, tutte caramelle, però hanno il sapore della pizza. Allora, sta aperto, tengo le forbici. Ecco, allora, l'ho aperto. Sono ok. Madonna. Sì, sniffate, Chi si offre volontario per primo? eh. Io non sono caramelle, sono salatini, secondo Sì, me. Buoni. sono salatini questi, probabilmente. Oh, allora, per te è buono. Tieni, adesso leggi pure quello che devi leggere. Sono buoni. No, come le patatine, quelle al formaggio che abbiamo noi, però alla Sì, pizza. sono quelle lì al gusto di pizza, perché qua in Sì. italiano c'è scritto la cippa. Ora, questo qua, mettilo dentro al recipiente che tu hai detto. Questo qua lo Oh, metto. ultimo! No, ne hai da assaggiare Ah! che sono una, ce n'è una marea da Ma io assaggiare. pensavo fossero Mettici magari uno scotch e lo tieni caramelle, sì. chiusi. Queste sono buone perché sono come le patatine al formaggio, però O la mettiamo pizza. lo scotch. Sì. Questo c'è un pesce nero. È un pesce nero meito. Guardi dietro che è tutto cinese. È tutto giapponese, non cinese, è giapponese, però, è questo qua che c'è un pesce al cioccolato. Cioccolato? Cioè, oddio, non so se questo è cioccolato, è tutto nero. Può essere cioccolato fondente o. Vabbè, comunque. Pesce nero, liquirizia. Ma. Qua però le forbici secondo me vengono d'aiuto. Vediamo. Se sentite un gatto piangere è il nostro gatto che è in amore. Mi stiamo maltrattando. Già. Questo presumo che sia qualcosa di osceno. Oddio. No, si sente il profumo alla liquirizia. Un biscotto? Boh. Ma se uno a pranzo si deve portare un lavoro del genere da mangiare a scuola o. Spezzano un pezzettino lì che sentiamo.
È la liquirizia. Non ho un'idea di quanto cazzo è buono quel lavoro qua. Posso? Dai. Anche la gatta, la mamma... anche la gatta viene, ti vuoi sentire? No, te non posso. Assaggialo, sembrano i nostri, i cosi, come si chiamano, i... Ah, come si chiamano quelle barrette al biscotto? Sì, tu ne puoi mangiare ancora, oh. Però io non posso mangiare quelli. No, no, ma no, a me non mi piace troppo questo. Cazzo vuoi? Non è buono. Assomiglia ai wafer. Ah, però wafer. È uguale ai wafer. Ha un sapore... Dei wafer. Sì, ma hai mangiato i wafer tu? Sì. Alla liquirizia. Ma lascia stare la vaschettina, mettiglielo dentro la busta così. Scelga lei. Queste. Ci ubriachiamo di patatine. Queste assomigliano alle patatine, quelle... Le Pringles. Alle Pringles, sì. Alle fave. Fa vedere una fava. Ora, mi vuoi dare la fava stasera? Io la prendo volentieri. Le patatine! Sì, ecco, perché le fave, come sembrava a caso, ecco. Vabbè, è un altro modo di dire patata la fava, l'importante è che ci sia anche la banana. Allora, chi assaggia? L'hai preso tu o assaggi tu stavolta? No, pure questo qua. Oddio. Ma fermoli, non tirare fuori tutto, che sennò è un casino. No, vabbè, ormai, prendi quella patata. Ce l'ho! Qua. Molto buono. Sì. Profumo è buono. Ciao. Scusate. Buone queste patatine qua. Queste sì. Ecco, se devo dire fra queste cose qua. Questo. Questo sì. E queste sì, questo finora. Vabbè, io non ti comprerò mai i wafer. Ma no, ma i wafer li mangio, però. Però. Questi sono di pisello, ecco perché ti piace. Fava, pisello. Le piselli, le fave. Siamo i lì. Favelli. Allora, scegli la mamma stavolta. Sì, una volta scende la mamma. Allora, aspetta, vengo lì. Ok. Perfetto, allora proviamo a vedere questo. Abbiamo anche la torta, chocolate cake. Questa magari la teniamo per ultima, che è un po' grande. Sì. Insomma, apri! Sì, perché se no. Tesoro, vieni qua un attimino che adesso dobbiamo fare l'assaggio di queste qua. Sì, è vero che io faccio da cavia. Sì. Ok. Ecco. Oddio. Questa c'ha il sigillo, quindi dopo le puoi anche richiudere. Vai, prego. C'è anche la ciliegia. Ciliegia e pomodoro. Buone queste qua. Sì. Buone. Queste sì. Boh, se qua sono chiuse, queste qua vanno bene. Buone. Sono buone anche queste. Fino ad ora solo sto pesce. Tesoro, quello lì lo butti poi nel pattume. No. Allora, questo qua sembra. Questo. Da, facciamo vedere. Sembra che. Bubble gum, bro. Non so. Ma è bubble gum. No, sembra che ci sia un biscotto dentro. Vado? Cos'è l'unbox? Forse la vuoi bere per farti lo sciacquino? Ah, sentiamo. Io e te sì. Oh. Vado a prendere le bottiglie, aspetta. Qua c'è del gran biscotto. Io mangiato dopo una caramella, questo non è il massimo, però è buono proprio di per sé. Buono. Oddio. Punta fuori una roba. Ma è un gel questo qua. C'è la Fanta, è un gel, non è una Fanta. Sani. Mi offro io. Ma si beve. No, si mangia. Oh, tu si cosa come peretta nel culo. Ho
Allora, mi offro io. Posso sentire questo? Questo qua è buono. Non voglio più sentire questa cosa. Prova a ciucciare. È viscido. Ciuccia il casino. Cosa ho avuto l'infarto? Cos'è, gelatina? È gelatina, ma non ho capito. Si beve o si... Mari, si mette in bocca la roba, non è che la metti nelle orecchie, neanche la tiri su per il naso. Aspettate che golo se ci sta nell'orecchio. No, se mi chiedi se si beve, ma ascolta, questo qua invece chissà. O lo si infila nel culo o lo si mangia, prova sì, a vedere. È un silo. Ma vai, prova a sentire quello. Questo qua non lo trovo male, però dopo una caramella un po' disgusta. Buono. Prova a sentire. Mangia! Mangia, mangia, è come un biscotto, però salato. Mari, non è un... da mettersi la lingua, è da morsicare. È molto speziato, però certo, dopo una caramella un po' da fastidio, però non fa schifo. No, oh, aspetta, lo finiamo, tanto che poco. Ah, no, toh, tieni, no, finiscilo, no. Finiscilo. No. Lo vuoi finire? Allora, aspetta, mangiare un po' anche tu. No, vabbè, tutto allora se non lo mangi tutto lo metti là. Io devo assaggiare l'altra roba. No. Oh, toccava a me scegliere. Scegli. Scusa. Vabbè, sceglielo tu che poi lo scelgo io, non mi cambia niente. Che cazzo è sta cosa? Patatine. Sembrano patatine ricoperte da una crema alla fragola. Ecco, l'ho visto anch'io ed è spaventoso. Sembra... Ora, le patatine alla fragola quanto possono essere buone? Testiamo. Aspetta, ma non è che c'è la salsa di fianco? No, no, no. Sono proprio ricoperte. Mi offro sempre io, oddio. Di fragola. Eccole qua, sono proprio... hanno uno sottile strato di fragola. Tieni. Faggia. Piace la fragola? Oh, ragazzi, cioè, viviamo nello stesso mondo, eh. C'è Giappone, bene o male. Cioè, io vi assicuro, non ho mai mangiato delle patatine alla fragola così buone. Patatine, ti piacciono le patatine e ti piace la fragola? È una grande idea. A me, nella media... È una grande idea. Patatine con la fragola insieme. Ti piace la fragola? Ti piace le patatine? È un biscotto. A me la via di mezzo. Con lo yogurt alla fragola. Queste sono buonissime. Guarda, questa qua tu ci metti un po' di scosse, te le tieni, ma a parte che non credo che durino fino a domani mezzogiorno. Queste sono buonissime. Allora, fino ad ora ho trovato solo quei due lì. Un paio di cose. E questa specie di Fanta. Ecco, quelle lì, Ramona, quelle lì faranno il volo, perché veramente. Però, ragazzi, il 90% della roba per ora era buona. Sì. Vai. Aspettiamo che sceglie. Guarda, lo so che me ne pentirò, ma queste cose che sono cosa? Biscotti, patatine, anche quelle. Allora, per una volta. Sai cosa c'è? Che quel lavorino che c'è lì davanti sta ridendo malissimo. Cioè, proprio ti stupro la famiglia. Allora, analizziamo. Sembra una bomba, cazzo di Capodanno sta qua. Analizziamo. C'ha delle cose in mano e si apre. Boh, lo deve aprire, quindi possiamo aspettare anche domani. Ma vai a che. Ora che riesci ad aprirlo. Ok. Ce l'abbiamo fatta? Ah, ma c'è un pacchetto dentro. Ma potevo sfasciarlo. Oh, c'è qualcosa dentro. Aspetta. Tieni giù le manite. C'è il regalino. Ora, il so regalino. Che, no, che cosa sia. Questa qua presumo che sia una sorta di qualcosa da metterci all'interno. No, no, è una di quelle carte collezionabili qua. Di sicuro. L'ho scritto Kagano? No, Nagano? No, no, questo qua è da aprire. Non... Angia. Aspetta, volevo aprire questo qua prima di mangiarlo. Sì, ma è un regalino, te lo apri, non è niente da metterci dentro. Dici? Secondo me, poi può darsi che mi sbaglio. O è una salsa? Non lo so. Beh, oddio, senza una salsa lo prendo anche così. No, invece forse ha ragione la mamma. È quella cartina sticker squadra. Sì, è una cartina sticker. Sì. Ganma, wow, ecco, io non so chi è, non ma sono... avremmo avuto bisogno di una persona cinese, giapponese per tradurre. Per tradurci, sì, effettivamente, però comunque... Io passo. Allora, no, non è un granché? Tu passi. Per te non è un granché, adesso vediamo. Ho mangiato, ma... Tieniti il regalino, va. Wow. Oh, molto zuccherato. Sembrano degli zuccherini alla fragola, sembrano. Quindi per te? Sembrano zuccherini alla fragola.
possono stare. Non è, però... E questi qua sono uno scionfo di calorie come tutto il resto, anche però. Mi sa che le cose buone nel giro di poco tempo finiscono tutte. Sì, ma è chiaro. Oh, tocca la mamma, c'è. Oh, ah, sì, vai. A me mi avete messo in stand by? Sì. E tu che hai scelto due volte? Ma perché ogni volta che scegli lei ci mette un quarto cazzo. Un quarto. Ora. Qua abbiamo visto che è una galletta di qualcosa. Di... Beh, si può provare, dai. Scegli tu il riso. Ti specchiare come un poliziotto, magari. Questi sono pesci da mettere. Vado? Sì. Ma secondo me è uno solo come quello là nero. Ma vado io stavolta. Vai. Oddio. Andiamo. Sì, è un po' come. Cazzo. No, ti devi fare. Le formine tu ti devi fare con questo qua. Aspetta. Ah, dentro c'è il liquido. Credo. Qualcosa di pastoso. Di uva. Che tu praticamente versandoli qua fai la formina. E poi glielo versi dentro. Devi aspettare che ti crea la caramella e poi te la mangi. In teoria. Sì. Non lo apriamo perché dopo sennò... No, io questo qua non lo aprirei. Cioè, più no. Che altro lo farei non se... Non è per cattiveria, ragazzi, solo che questo qua bisogna stare lì a preparare. Si sente che è qualcosa. No, ma si vede anche, vedi qua, le formine. Sì. Ho visto nel libricino prima, vedi che ti spiego. Nel dubbio come facciamo fare. Vedere. Sì. Come so, oddio. Con dell'acqua, sì, c'è un po' da lavorarci. Questi sono gli oggetti. Sì, che tu praticamente devi mettere il liquido qua, però poi dosarlo, metterlo per mescolare. Questo qua, allora, lo mettiamo così. Questo qua al limite Ramona, mi dispiace, ma questo qua c'è bisogno dell'acqua e tutto il resto per prepararlo. Sì, l'acqua ti fa vedere. Sì, un bicchiere. È tutto da preparare. Se vuoi, scegli tu poi. No, scegli ancora la mamma, perché non l'abbiamo assaggiato quello della mamma. Tengo qualcosa di piccolo che dopo la torta la lasciamo alla fine. Sì. Poi consiglio a quelli anche. Oh madonna signore santo, è vero? Ho uno a uno. Cosa vogliamo fare? Vogliamo farne uno di questi? Dopo. Ok. Ah, vuoi scegliere uno di quelli? Vai. Devi tagliare. Ma si strappa credo. Devi togliere anche sotto. Togli sotto. Aspetta un attimo che guardo il gusto. C'è la patata, con la patata e la patata, la patata. Vabbè, facciamo. Ah, c'è quello là che con i frutti. Facciamo questo. Ok. Mamma. C'è la bocca che non sa più di. Non sa più di? Cosa non sa più di? Ma scusate, ma. Scusate. Non voglio rompere. Mi fa venire in mente quelle patatine piccoline che mangiavamo noi quando andavamo a scuola, compravo i sacchettini. Però loro non hanno visto che cos'è lo sacchetto. Fagli vedere. Se ci capiscono qualcosa sono bravi. Comunque dovrebbe esserci il peperone. Vediamo. Vabbè. Che buona. Queste cose secondo me sono tutte buone. Facciamo un altro giro. Chi lo no. Vuole? No, ma queste qua sono tutte uguali, secondo me. Sono uguali, è inutile aprirle tutte. Questo? Magari cambiano pure queste. Cambiano le forme, ma... Cambiano le forme, ma sono sempre tutti le stesse. Uguali. Grazie. Non esagerare. Grazie. Non esagerare che ti fanno dopo male. Dopo c'è da andare a dormire. Guarda, non apre. No, basta. Sto lo stomaco a posto. Sto di riso cantonese. Buono cazzo. Queste qua le hanno fatte nel petrolio, ma perché loro i cinesi fanno, no, i giapponesi fanno. Io farei un altro video domani dove sentiamo la torta. Io non riesco a sentire la torta. Ok. Ok, proviamo il biscottino. Ragazzi, ci fermiamo un attimo perché mia moglie non ne può più, è satura di questa roba e dopo
ci sarà da assaggiare anche questa torta qua, e quindi lo facciamo dopo. Ovviamente il video verrà collegato, ma lo faremo domani. C'è anche la galletta di riso che... ecco, quelli lì con un panda volto in quintale. Ecco, quelli li faremo domani. E intanto facciamo ancora questo biscottino qua e le Coca-Cola. Le fate voi, io guardo perché... Per questi due qua? Ok. Va bene. Allora, apriamo il biscottino. Un biscottino ce l'hanno pure impacchettato. C'è veleno! Un biscotto al melone. Sa di melone. A me il melone non piace. È buono il biscotto. Ora che dire che ti faremo i biscotti al melone. Sì, sì. Non è male, bro. Come pare. Buon melone. Vai a mangiare il melone con la Coca-Cola, no? Poi intagliamo una testa. Dove sono? Sì, no, questi qua. C'è scritto Cola Bubble Candy. Che no? Bubble chewing gum. A mo te lo so proprio dire che cos'è. C'è il veleno, mamma. Questa tua? Sembrano le aspirine. Ma è un'aspirina, infatti, cos'è? Adesso ve lo so dire. Sembra un'aspirina, veramente. Un'aspirina. Ne mettiamo. Io ho paura di assaggiare sta cosa. Allora, l'odore. Oh, ragazzi, l'odore sembra di quando. Quando vai al cesso, che c'è uno che ha pisciato, ma non ha, non ha tirato l'acqua. Giuro! Quando va nel bagno tipo a Gardner che non hanno tirato l'acqua, ho sentito l'odore di piscio. No, veramente! È uguale! Io lo devo mettere in bocca sto lavoro qua, io ho paura. Coca-Cola un cazzo! Sembra lavanda! Frigge tutto! O se è buono, allora, se ce n'è un altro è mio, per domani. Sì, sì, è buono. Oh. È che qualcuno si ricorda, se siete troppo giovani, non lo so. I frizzi... Ma i frizzi pazzi, quelli che ti friggevano in bocca. Oh. Allora loro! Frigge tutta la lingua. Aaron fa una faccia strana. Allora mordi. Adesso lo mordo. È una caramella. Che fa la spruma come l'aspirina. Ah sì? Fa la spruma. Fa la spruma come l'aspirina. Dai. Ah, non ce l'ha più? No. Faccio vedere. Fa la spruma come l'aspirina. Ma adesso ho capito, le bolle in realtà sarebbe le bollicine che frigge fino alla fine, non è la shaving room. No, ho finito. Allora facciamo così, noi finiamo il video, assaggiamo anche la torta. Domani al limite io scrivo poi che cosa ne... oppure magari faccio il video di tu che fai gli assaggi e dici cosa ne pensi. Poi dopo unisco tutto insieme, così non devo rifare, non dobbiamo riapparecchiare tutto. Allora, la galletta, proviamo a assaggiare, questa qua è una galletta qua, con un panda molto inquietante. Esatto, con un panda molto inquietante, però c'è gli semini come quelli per i canarini. Allora. Sì, mamma. Con anche questo. Più mastico quel lavoro qua, più mi viene fuori dello spumo. Manda tutto giù. Si gonfia lo stomaco, faccio un rutto che mi spacco in camera. Allora, apro io. Ok, vai. Tentando avanti, no. Più lo mastichi, più si gonfia. Ma non è, c'è un davvero? No! Fa bolle. Grazie. Frigge come un'aspirina in bocca. Perché l'aspirina frigge? Sì. Davvero. Prova a metterla nell'acqua, poi sì. Me lo sai dire. Secondo me sono convinto che quella lì, se tu la metti nell'acqua, come... L'odore a me non convince.
Ok, vabbè, ma a te non ti convince niente oltre alla pasta al pomodoro? Merda. Godo. Ho steso il microfono. Ma è tutto a posto. Allora. Ah, ok, vuoi assaggiare prima te? No, prima te, grazie. Boh, a me sembra una semplice zolletta. A Reggio li abbiamo uguali. Sì. Zolletta con il caramello tostata, buona. Questa piace anche alla mamma, secondo me. Fatta con... Non mi sembra più, no. Però, ma sono uguali le zollette che abbiamo noi, queste. Questa è uguale. Sono pesciolini a forma di... vedi? Mm-hmm. Dopo sono caramelle, che mi fa venire anche qua. Sì, le devi preparare te. Vedi? Sì? Allora. Proprio, hanno proprio ragione questi qua, eh. Hanno veramente ragione a fare queste scritte. Guardate. Allora, qua. Ah, ma sono dei pezzettini di torta piccolini, dei triangolini. Ma adesso l'hai scoperto? Allora, Silvin... Tieni, mamma. No, ma li messo nella scatola. Mettiamo nella scatola dopo, allora. Allora, apriamo, prendiamo. Allora, prendi un pezzo. Aspetta, C'è una torta all'ero... Vabbè. Vai, prendi un pezzo. Tu mangi tutto, eh. Ok. Allora. Vado. Cioccolato all'esterno, cioccolato. È buona. Buona? Buonissima. Dale, tu con questa torta qua ci vai a notte. C'è anche del brandy dentro. Buona. Buona davvero. Occa. Questa era... era l'ultimo questo. Questa è buona, cazzo. Torta è top, buonissima. Buona, buona. Basta proprio, eh. Sì, dai, parti. Basta! Cosa basta? Ah, ne sono pieno anch'io! Boh! Anche la torta l'abbiamo mangiata, era buona buona davvero! La torta forse è la cosa più buona che ho mangiato. Il 80% delle cose era abbastanza buona, a parte la Fanta postigliosa e... No, a parte che la Fanta secondo me o che è stagionata, la Fanta gelatina. Sì, infatti, no, si vede che ha il gel, sì. Però io così non la riuscirei mai a bere. Non riesco a bere. Io sfido chiunque a berla. È una cosa del genere. Ma è un alieno sto qua, non è una Fanta, ragazzi. Cioè, non è una Fanta, è un alieno. Vedete che ci sono dei pezzi dentro? Cioè, è un alieno, sembra che c'è della gelatina dentro. Quando l'ho messo in bocca. Sentivo salire qualcosa di solido, allora mi sono fermato. Ok. Allora, patatine buone, buonissime, anche la torta buona, domani te la faccio assaggiare anche a te, così mi sai dire cosa ne pensi. Poi abbiamo, allora, questa qua è la Frizzi Frizzi. La dai, tienila fuori, questa qua è molto buona. L'aspirina. Questi, non ci sono, erano, questo qua era il sacchettino. Erano questi, credo. Sacchettino di questi qua, adesso questo qua proprio ci troverai un posto te. Avevi detto che non erano malvagi, ma... No, non li mettere nella scatola. Devi rimettere tutti nella scatola, no? Nulla, ragazzi. Io intanto ringrazio tanto Ramona che ci ha fatto questo presente qua. Grazie, Ramona. Non sono riuscita a sentire tutto, ma... Per una zolletta e un pezzo di torta non è che hai sentito la maggior parte delle cose che c'erano. Non ti devi sentire in colpa di queste cose qua. E niente, per quanto riguarda la torta, io so che mia moglie gli piace di sicuro. La zolletta è uguale a quelle che abbiamo qua a Reggio. Adesso non so se ti piacciono le zollette. Una cosa volevo dire. Allora ti piace anche quella perché non ha niente di diverso. Volevo dire una cosa, no? Ma questo qua potato è inquietantissimo, guarda la faccia. No, più che altro sembra che abbia il dito medio alzato invece che... Fa così. Ma sembra che faccia così, perché c'è una distanza tra un dito e l'altro.
Comunque, niente, io direi che il video si può fermare qui. Il video avrà veramente pochi tagli, perché comunque non c'è niente da tagliare. E... ma io questa marca di patatine la conosco. Ma mi fai finire i saluti, tesoro? No. No, ragazzi, noi vi salutiamo e vi auguriamo buon anno. Grazie e... a tutti, grazie Ramona. Ok, bello, no? Fa. Grazie Ramona. Della serie, sto male. No, c'ho la tosse di mio. No, lo so, lo so. Perché sta andando tutto a scatti? Spero che sia normale. Comunque, noi ragazzi ci salutiamo, ci vediamo in un prossimo video, speriamo il più presto possibile quando ci viene voglia. Ciao a tutti!